Le ferite su entrambe le mie mani trasudavano olio da diverse ore. Ho iniziato la mia ora santa, pregando mentre mi portavo col pensiero al giardino del Getsemani per fare compagnia al mio Gesù, così abbandonato da tutti. Le lacrime mi scendevano sulle guance. Sentivo tutta la solitudine che nostro Signore provava. Davanti a me, in mezzo ad un denso fumo, ho visto la Chiesa, la Scala Santa di Roma in rovina, degli italiani riuniti davanti a queste macerie, poi in piazza Venezia, gli italiani che combattevano e si uccidevano, poi in piazza San Pietro, i musulmani che correvano verso l'interno della basilica, uccidendo tutti. La piazza esterna era rossa di sangue. Cardinali, vescovi e sacerdoti, religiosi e religiose, che si rifiutavano di togliersi la tonaca o l'abito religioso, venivano decapitati. I musulmani si recavano in molte chiese e le incendiavano. Non potevo sopportare tutte queste scene che si ripetevano e baciavo la terra in segno di riparazione per gli odiosi crimini di questi barbari. Sua Santità, Papa Benedetto XVI, in abito talare e zucchetto bianco, sedeva su una sedia di legno grezzo. Mi sono segnato. Mi sono avvicinato a lui per baciare il suo anello. Siccome piangevo, mi ha messo la mano sulla guancia. Non ho osato mettere la testa sulle sue ginocchia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Mio caro figlio, vera anima oblativa sempre incompresa, devi ancora imparare dallo spirito dell'immolazione, lasciare, impegnarsi e divenire. Questo è ciò a cui dovete applicarvi affinché, attraverso la vostra offerta, le nazioni lascino il cammino dell'ateismo e dell'eresia e si santifichino. Accettando il piano divino, diventerete un vassallo del Re dell'Universo. La Santa Chiesa ha abbandonato il sentiero della dottrina e con lei si stanno perdendo le anime. Una grande confusione religiosa ricopre la sfera dei cattolici romani. Il corpo mistico di nostro Signore Gesù Cristo vivrà ore di angoscia per la sua stessa purificazione. Il serpente, in veste religiosa, ha lanciato il suo assalto. Si prospettano giorni bui di lutto. Ha preso posto a capo delle istituzioni per perdere il gregge di Pietro. Prima che Russia, Inghilterra, Turchia e Cina si convertano, sarà ferro e fuoco. Dalla parte del Sol Levante, un braccio armato perseguiterà l'umanità, distruggendo il sacro. Gli appelli del cielo non vengono ascoltati. E poi c'è, non lo so, la più grande guerra soffierà come un vento violento in tutto il mondo, per tutte le atrocità, come se il sole si oscurerà e le stelle cadranno, la terra tremerà e case e uomini precipiteranno nel vuoto. O Pietro, prima di lasciare il timone, calpesterai ancora il gregge, conducendolo nei rovi della morte. O Pietro, il vecchio modernismo, come l'erba secca, non può essere un pascolo sicuro. O Pietro, l'intossicazione del mondo porterà alla distruzione di Roma. Cuori crudeli divoreranno la Santa Chiesa. O Pietro, non puoi cambiare la dottrina e volere che il santo sacrificio perpetuato sugli altari scompaia. O Pietro, stai costruendo pietra su pietra una chiesa eterodossa nell'oscurità e nella tiepidezza. O Pietro, cosa hai fatto? La Santa Chiesa
ora non assomiglia a nient'altro che a un covo di banditi. Figlio mio, quando vedrai questo pontificato giungere al termine, preparati a quello che verrà, il più doloroso prima dell'ora in cui la Santa Chiesa diventerà solo una povera vedova. I cardinali e i vescovi si uniranno e si coalizzeranno contro il nuovo vicario. Sarà rinnegato, legato e spinto fuori dalle mura. Ma voi gli dovrete obbedienza totale. D'ora in poi siate uno dei suoi apostoli più devoti. Questo pontefice non sarà ancora il pastore angelico che con l'aiuto del giglio reale riporterà gli uomini alla fonte primitiva. Sarà il papa della profezia e della promessa. Sotto questo imminente pontificato sarò pregato da tutta la Chiesa, additato come modello e intercessore. La mia tomba aperta darà un segno di conferma che ho scelto un figlio spirituale, un degno erede attraverso il quale parlo al piccolo resto. Figlio mio, vi guiderò, vi mostrerò coloro che vi indicheranno la strada verso questo nuovo sommo pontefice. Mentre attendiamo questo felice evento, a tempo debito, i ranghi si ingrosseranno per alleviare le vostre sofferenze e consentire agli assetati e agli smarriti, ai disperati e agli esclusi di trovare il sostentamento spirituale in questo luogo di riparazione. Alcuni membri del clero riusciranno ad aprire gli occhi su questa missione divina e la difenderanno, perché in questo luogo santo sono approdati i piedi virginali della Regina Augusta. Lo zucchetto rosso e viola cammineranno al vostro fianco. Caro figlio, sappiate che se il grande messaggio di riparazione non diventa una fortezza in questi tempi terribili, ogni essere vivente sulla terra subirà grandi danni. Tutta l'umanità sta morendo nell'orto degli ulivi. I sacri cuori sono circondati da spine crudeli e se siete solo non riuscirete a toccarne nemmeno una. Per strapparle una preghiera di riparazione unanime, per rimuoverle baciate la terra in espiazione dei peccati. In tutte le parti del mondo i figli si solleveranno contro i padri e le madri, le sorelle contro i fratelli, le nuore contro le suocere e le suocere contro le nuore, fino a quando rimarranno ostinati nei piaceri e nelle vanità terrene. Gli uomini rimangono sordi anche se vedono la realtà dei segni. Parlate al mondo intero dei Santi Cuori Uniti che stanno sanguinando prima dell'ora in cui si berrà il calice amaro della croce dei dolori. Il pericolo più grande che costituisce minaccia è inevitabile. Selvagge forze straniere invaderanno questa Europa senza Dio, che sarà oppressa, martirizzata e assediata. Il diluvio sta iniziando, figlio mio, e si intensificherà per portare piogge torrenziali e afflizioni dolorose. Il serpente ha siglato un patto di guerra e di massacro con le nazioni. Prima di conquistare Roma, si infiltrerà nei conventi, nei seminari e negli ordini religiosi. L'umanità perduta deve essere portata al riscatto. La Madonna è pronta a stendere il suo mantello decorato di rose se i cuori cedono, se gli uomini pregano in ginocchio per la conversione, la riparazione e l'unità.
a coloro che sono afflitti nella casa di Nostra Signora della Riparazione dell'Ordine Romano di Maria Regina di Francia, è stata affidata un'arma spirituale che dà la vittoria più sfolgorante. Quando verranno le tenebre, quando tutto sarà buio intorno a voi, la piccola fonte di luce sarà apprezzata. Figlio mio, continuerò a parlarvi e, attraverso di voi, a tutta la Santa Chiesa, fedele a Cristo Redentore e alla gloriosa Vergine Corredentrice, vi dirò quando e come divulgare questi messaggi decisivi agli uomini. Dopo alcune parole personali e la recita di un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria, Sua Santità, Papa Benedetto XVI ha benedetto il mondo intero. L'intera visione è svanita. Ora è il momento della passione, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.